Fabrizio Plessi, grande artista contemporaneo, inventore della videoinstallazione, ha esposto dal Guggenheim di New York al Centre Pompidou di Parigi al Joan Miró di Barcellona. Ha partecipato a innumerevoli manifestazioni, tra cui 10 Biennali di Venezia. Qui, alla Valle dei Templi di Agrigento, presenta Monumenta. Classici e innovazione tecnologica trovano in te il grande interprete. Ma qual è la tua idea di arte? Ma l'arte è qualcosa, io dico sempre, che ci può veramente salvare la vita. Per cui noi dobbiamo veramente stare molto attenti a quello che l'arte propone. Come nasce l'idea di questa mostra? Venendo qua e guardando il luogo, ho capito che in fondo poteva esserci uno spazio ideale tra il Tempio della Concordia e il Tempio di Giunone e creare una specie di spina dorsale di pietra che unisse queste due entità già meravigliose. E ho pensato che in fondo le tecnologie di oggi possano convivere benissimo con la pietra del passato. Cosa si presenterà al pubblico visitatore? Ma sono esattamente 9 dolmen, chiamiamoli totem di pietra, all'interno dei quali si può persino entrare e in ognuno ci sarà l'acqua, il fuoco, la lava, la pioggia, il vento. Ci saranno tutti gli elementi naturali, però filtrati attraverso la poetica del mio linguaggio, naturalmente. Da cosa sono composte queste strutture? Io ho costruito delle torri di pietra artificiali che all'interno contenessero delle immagini artificiali del nostro tempo, cioè il falso più vero del vero. Il tuo messaggio con Monumenta? Il mio messaggio a Monumenta è: la contemporaneità deve convivere perfettamente con la storia, e per usare una dialettica abbastanza consumata come la retorica, direi che il futuro ha un cuore antico. Come nasce l'idea di questa mostra? L'idea di questa mostra nasce un po' sulla base di esperienze precedenti fatte nella valle e poi da una conversazione tra me e Stefano Contini, nella quale abbiamo pensato e individuato l'artista che poteva affrontare con una nuova esposizione il rapporto tra arte contemporanea e Valle dei Templi di Agrigento. Il connubio tra nuove tecnologie e arte, perché? Nel caso di Plessi, lui ha anche pensato a delle opere che potessero essere alimentate da energia pulita e quindi non soltanto erano un momento di videoarte, ma anche un momento di riflessione sul fatto che l'uomo deve rispettare la natura. La casa editrice Il Cigno è promotrice di tanti eventi culturali all'interno della Valle dei Templi: l'arte contemporanea nel Tempio di Zeus, lo spazio delle idee di Igor Mitorai. Altre iniziative? Stiamo prevedendo una grande mostra a Palazzo Sant'Elia per dicembre di quest'anno sulla Sicilia dipinta dai pittori non siciliani. Non siciliani. Non siciliani, rigorosamente, non perché i siciliani non sappiano dipingere la Sicilia, ma per far vedere che la Sicilia è una isola straordinaria e che da sempre ha esercitato un fascino sulle persone che hanno cultura e amore, e molti quadri che ritraggono la Sicilia sono stati fatti da stranieri e sono in giro per il mondo. Quindi noi vogliamo prendere questi quadri che sono nelle collezioni dei musei russi, tedeschi, anche italiani, ma non in Sicilia, e portarli in Sicilia per far vedere ai siciliani quanto devono amare e apprezzare la loro terra. Evidenziare eventi culturali all'interno dei siti monumentali è una risorsa per la nostra regione. Altre iniziative in programma?
Beh, sicuramente questa è un'iniziativa molto importante, partiamo da questa contaminazione fra arte contemporanea e questo parco che, come sapete, è stato giudicato uno dei migliori parchi archeologici del mondo. Queste forme di contaminazione devono essere sviluppate, stiamo lavorando su iniziative analoghe nell'ambito di altri parchi archeologici. Non ci dimentichiamo quella storica delle rappresentazioni classiche delle tragedie greche all'interno del nostro parco archeologico di Siracusa. Stiamo lavorando per altre iniziative come per esempio la rassegna Sicilia Jumping Tour, che è una rassegna della Federazione Italiana Sport Equestre all'interno del sito di Selinunte. Insomma, le iniziative sono variegate e stiamo lavorando per far sì che questi parchi così grandi, così belli e così ben tenuti possano essere valorizzati da momenti non convenzionali. Professore Emanuele Francesco Maria Emanuele, presidente della Fondazione Roma Mediterraneo, siciliano di nascita, da sempre attento alle questioni filantropiche e umanitarie. Ho cercato di tratteggiare un percorso nel corso di questi anni, ritengo abbastanza significativo, a Roma e nelle altre città dove ho avuto possibilità di lavorare. Mi era rimasta e mi è rimasta sempre nel cuore la passione per la terra da cui tutto comincia, da cui tutto principia. Non è soltanto una frase di ad effetto, perché parliamo sempre di quel Mediterraneo da cui la cultura prende spunto, ma soprattutto perché ne ho il desiderio di testimoniare questa provenienza. L'opportunità mi è stata finalmente concessa, data, il progetto è la seconda fase di un lungo percorso che intenderemmo svolgere, ci vede qui ad Agrigento. Siamo anche a Palermo abbiamo avviato un progetto molto interessante al Palazzo della Storia Patria. La Fondazione Mediterraneo ha aperto un dialogo con gli altri paesi del Mediterraneo, speriamo di creare una collaborazione stabile anche con Catania, con la Fondazione Puglisi Cosentino, nel tentativo che credo doveroso di dimostrare che questa terra così meravigliosa, ma così molto spesso mal rappresentata, ha una potenzialità nell'arte, non soltanto quella tradizionale, quella antica, che ovviamente fa parte del nostro DNA, ma anche la possibilità di accogliere le esperienze, le suggestioni di tutto ciò che il moderno oggi rappresenta. Plessi è la testimonianza vivente di questa mia idea di connessione. Plessi è un artista che viene da lontano, che viene da Venezia, dove io sono membro del Consiglio della Biennale, e averlo convinto a venire nella Valle dei Templi è stata un'impresa faticosa, riuscita, e sono certo che avrà grande eco, come ha avuto l'anno scorso la mostra di Mitorai. Cosa ne pensa del connubio tra nuove tecnologie inserite nell'arte? Assolutamente indispensabili, il mondo corre, il mondo diviene, quotidianamente noi vediamo come si stia trasformando tutto ciò che noi abbiamo nel nostro retaggio tradizionale, il libro piuttosto che la televisione stessa, sono oramai per molti aspetti indispensabilmente da tutelare, ma in molti casi oramai meno attuali, perché sappiamo che c'è un altro modo di rappresentare il contenuto di quelli, non perché perdono il loro valore. Io sono convinto che debba più che mai questo tipo di attenzione deve divenire importante, e auspichiamo che così sia.